Eccolo! Astrovan! Dormito bene? Si parte? Ed ecco che quella sensazione di libertà comincia a pervadere. Saremo in Sardegna per solo 7 giorni, ma sembra l'inizio di un'avventura che durerà molto di più. Guido e per la prima volta non ho quella brutta sensazione di aver dimenticato qualcosa. Non c'è fretta di arrivare a nessuna destinazione e abbiamo tutto con noi. Ora saranno le nostre passioni, la natura, il meteo, le persone che conosceremo strada facendo a indicare le nostre prossime tappe. Qua abbiamo Giulia che sta cucinando le patate, i fornelli come funzionano? Benissimo, meglio che a casa. Per primo offroad dell'Astrovan, direi ottimo. Prestantissimo, attenzione, curva stretta. Ok, stiamo andando a Cala Golorizè, ci manca un'oretta di cammino. Dobbiamo arrivare proprio laggiù in fondo. Sarà una figata. La porta? O è proprio... What? Appena arrivati a Bugerro e questo è il nostro campo base proprio davanti al mare. Stiamo per beccare Lorenzo Castagna, che è un super local della zona che surfa da paura. Ha detto che ci vuole far vedere delle cose incredibili e poi faremo un po' di surf coaching con lui, quindi ci filmerà da fuori e poi ci darà qualche consiglio giusto per umiliarci un pochino. E poi faremo il punto della situazione perché c'è una buonissima mareggiata in arrivo, allora vedremo dove spostarci per beccare le onde migliori e quindi le prossime tappe le deciderà il meteo. Lorenzo ci sta portando in posti senza senso. Ora entreremo lì dentro. No, una roba fuori di testa. Ed è proprio dietro Bugerro, perché il paese è proprio lì dietro.
e in 20 minuti neanche di stup siamo qua. Andiamo! Centro! Comunque sembra Jurassic Park veramente. E non c'è nessuno. Giulia sta usando questo zaino Mellow Waves, dove dentro ha Canon 5D, abbiamo il drone, GoPro, telefoni, caricabatterie, tutto qui dentro. Tutto è sicuro. Tutto a prova di caduta. Siamo a Capo Pecora, ieri abbiamo preso una stradina sterrata che è venuta su di là e da quella parte ha fatto un tramonto pazzesco e invece di là questa mattina è venuta fuori l'alba, quindi location perfetta. Ora mettiamo tutto a posto, tiriamo dentro il campo base e andiamo verso il pan di zucchero. Siamo davanti al pan di zucchero, sta per fare un tramonto incredibile. Giulia sta facendo le sue pose mistiche e si sta filmando. Io il casco perché c'è un sentiero qua che scende fino in spiaggia e scenderò con la mia carissima Focus. Qua sto scendendo una cosa senza senso. Ragazzi, ditemi se non è epico. Andiamo! Non mi ricordo neanche dove è il sentiero. Primissima volta che lo scendo. No, vabbè. Mamma mia. No ragazzi, ma guardate che roba, non è possibile, era veramente da troppo tempo che sognavo di fare sto giro. La cosa pazzesca è che stavolta dormiamo qui dietro. Wow! Pioveva, adesso è uscito un sole pazzesco e le onde sono a come. Via!
stiamo dirigendo verso Skydive Sardegna a fare un po' di paracadutismo. Giugno è il mese del nostro anniversario. 3 anni. Non abbiamo una data precisa. Pare che per festeggiarlo ci lanceremo dall'aereo insieme. Sì, lo aspettavamo da un sacco. È arrivato il momento tanto atteso. Let's go! Per saltare sunset abbiamo programmato un double front flip iniziale con tanto di deriva e prese. Vediamo se riusciamo a portarla a testa. Fighissimo. Vi assicuro che scegliersi un luogo perfetto per svegliarsi guardando l'alba, per dormire sotto un cielo stellato dopo aver fatto sport a contatto con la natura e anche per lavorare a computer sentendo la brezza del mare è una sensazione unica. Vi consiglio quindi di preparare il vostro mezzo ideale e andare alla ricerca della vostra libertà.